passi il mio significato, mi vorrei tanto. Purtroppo ho fatto tardi come al solito e vi chiedo scusa anche a Paolo, tutta la stampa e a voi. E vi ringrazio comunque per aver aderito a questa partecipazione a questa conferenza stampa che sancisce un momento fondamentale, storico per il nostro ciclo, perché siamo qui a presentarvi il congresso straordinario del circolo AMC di Lucina. Il congresso straordinario voluto e sollecitato e finalizzato da Paolo Campo, che ringrazio pubblicamente perché si è adoperato in questi mesi, lui ha fatto da commissario qui il nostro circolo, si è adoperato in federazione affinché i vari tasselli per poter giungere ad una decisione provinciale circa il congresso cittadino di merito suo in modo particolare. Merito anche nostro che siamo riusciti così a sfatare un po' le fila, ci siamo di nuovo riuniti e riorganizzati sotto la stessa bandiera. Abbiamo chiuso il tesseramento 2016 prorogato al 28 febbraio 2017, per cui abbiamo tutte le carte regole credenziali per poter svolgere un congresso cittadino al segno della dialettica, dell'apertura, della condivisione di progetti e soprattutto la possibilità di costruire attorno al nuovo segretario un gruppo di richiesta, una classe di richiesta che possa portare avanti le istanze del Partito Democratico, sia per quanto riguarda, soprattutto per quanto riguarda l'azione locale, ma anche con qualche particolare, quello che succederà immediatamente dopo il nostro congresso, per quanto riguarda il congresso nazionale, le primarie, le convenzioni locali, provinciali, per cui ci attiveremo a che anche questo momento importante, fondamentale del partito a livello nazionale possa coinvolgere il nostro circolo e il nostro circolo possa dare il suo contributo. E il congresso, diciamo, vi do soltanto due indicazioni, poi il nostro commissario avrà il compito di soffermarsi ancora di più sulle motivazioni che hanno indotto la federazione provinciale a sancire questo congresso straordinario. Si terrà sabato 18 e domenica 19. Sabato 18 il pomeriggio il dibattito politico con gli interventi dei vari ospiti che si daranno alla nostra platea, e la domenica l'operazione di voto. Noi avremmo pensato di dedicare l'intera giornata alla relazione di voto. Chiedo a Paolo poi eventualmente una specifica, perché il regolamento che loro hanno stilato non dovrebbe prevedere più di 8 ore di seguito, per cui noi avevamo deciso nell'ultima riunione di partito dalle 8 alle 20, ma se dobbiamo limare la durata dell'operazione di voto restringeremo il campo. Il sabato pomeriggio la riunione politica programmatica avverrà all'Opera di Giuseppe nei locali dei Padri Giuseppini, non nel teatro, nel locale dove abbiamo anche recentemente tenuto la nostra convegna, e poi la domenica l'operazione di voto qui nel nostro partito. I tesserati aventi diritto al voto, elettorato attivo, è composto da 421 tesserati al 28 febbraio 2017. Comunicheremo a tutti i tesserati la data, l'ora, ufficialmente con una comunicazione scritta l'evento, e chiaramente ci auguriamo che ci sia il maggior numero di presenze.
perché crediamo che in questa occasione il congresso debba essere il più aperto possibile ai nostri tesserati, e mi auguro che tutti possano sentire sia l'obbligo ma soprattutto la volontà di partecipare a questa convenzione cittadina, per far sì che una volta per tutti chiudiamo un capitolo turbolento e iniziamo un nuovo corso con una nuova classe dirigente, soprattutto con un nuovo segretario che possa veramente farci riprendere e recuperare la strada che non abbiamo perso, però ci siamo un attimino distratti. E queste sono le notizie di ordine generale. Poi nel particolare il nostro commissario ci darà qualche altra indicazione, ma noi pubblicheremo poi sul sito o pubblicizzeremo al massimo le modalità che diciamo necessitano per far sì che il congresso possa avere più di crisi della. Sì, io ringrazio Dino e lo ringrazio non solo per la circostanza di questa conferenza stampa, ma abbia un breve confronto tra di noi per mettere a punto, chiarire gli aspetti che riguardano la celebrazione congressuale. Lo ringrazio per la pazienza che ha avuto questi mesi insieme a Gino, per il lavoro ai quali in qualche modo ho dovuto, sui quali in qualche modo devo fare affidamento per provare a guidare un periodo che è stato difficile. Non è che si sia potuto per certi versi incidere sul piano della proposta politica, anche perché io non credo né sia giusto né sia utile che la proposta politica che riguarda un circolo o un territorio sia appannaggio di una persona, per quanto abbia dei ruoli istituzionali, che sia in grado di interpretare le aspettative, i sentimenti, i temi che riguardano attraverso un territorio. Vi ringrazio perché disse sin dall'inizio che vi era la necessità di collaborare affinché una pagina, diciamo, complicata, complessa, era il frutto anche di una lunga e tormentata vicenda commissariale, l'impegno che mi era dato sin dall'inizio che si concludesse, era originata una polemica riguardo il tesseramento, forse era una sfida di una discussione al nostro interno poco serena, che aveva guadagnato le cronache nazionali, che era diventata un oggetto scioccamente di contendere a livello provinciale, si potesse concludere provando a fare una serie di operazioni, quelle in cui ci siamo applicati in questi mesi, senza nessuna reticenza, lo dico, visto che siamo alla vigilia di un congresso nazionale molto complicato. Se io ti ricordo le discussioni che facevamo alcuni mesi fa a Lucera, e l'ho annunciato che avremmo avuto questa complicazione, per oggi siamo sotto gli occhi di tutti, siamo alla vigilia, anzi siamo nel pieno di una scissione del quadro democratico, di un congresso che ahimè sta assumendo toni che non mi auguravo fossero sperati, e mi auguro che da qui al 30 aprile non si esasperino ulteriormente, ma che però alla fine stanno producendo all'interno del partito confronto che forse era già necessario prima ancora del testo referendario. Per la cronaca lo dico, questa cosa né Renzi né Emiliano, ma non ritengo che le responsabilità, che alcune derive pure nel nostro
nostro modo di stare assieme stiamo denunciando, che sono all'attenzione della discussione interna in questi giorni, sia il frutto dell'esperienza che hanno fatto Renzi, del posto di altri, no? Come diceva qualcuno, la nostra chimica era complicata, forse c'era una chimica particolare, perché noi era da molti anni prima dell'avvento di Renzi, lo sforzo che abbiamo fatto e che dobbiamo fare in prospettiva del congresso nazionale e di stare nel partito, è una cosa che mi sono, poi ho detto più volte agli amici e compagni di Lucena, stare nel partito, guardare i temi riguardo nazionale, negli organismi vivi della nostra forza politica, ma a guardare ai temi e agli interessi dei cittadini. Su questa passarina ho provato anche a comprendere se l'auspicio più volte formulato, poi ha prodotto anche il gruppo consigliare rinnovato, per quanto nel contesto di una sconfitta elettorale piuttosto pesante, molto pesante, potesse metterci in connessione altri, anche con altri mondi che si affacciano al PD. Non è un mistero che uno dei temi di questo congresso è il ruolo del Presidente della Regione, in qualche modo sta mobilitando forze nuove e ulteriori che si affacciano legittimi alla nostra discussione interna, al contributo che può venire in una fase di passaggio difficilissima, drammatica per il Paese, in cui il Partito Democratico ha intera la responsabilità, sia rispetto alla fase di governo, sia guardando la prospettiva, per chi non crede nella prospettiva, legittimamente non crede, cioè possa essere il Movimento 5 Stelle o l'alleanza di cui oggi si fa fatica ad immaginare il contorno, in ogni caso erano eventi tipo elementi, no? Forze che si richiamano a Salvini, allora io credo che queste risorse al suo interno per scongiurare questa eventualità, per farsi carico, per candidarsi alla guida del paese, come alla guida della città di Lucena, il Partito Democratico le abbia, e quello che abbiamo provato a fare, e che poi è un motivo anche ricorrente di questi giorni che ci avvicinano al congresso, è quello di evitare un tesseramento, una corsa tutta intesa e finalizzata, non dico all'occupazione, ma diciamo all'avanzamento rispetto a spazi, possibilità. Quindi, come sempre è stato dimostrato, queste operazioni hanno grande porte, quello che conta è il tenore della proposta politica e soprattutto che garantisca a tutti la più ampia possibilità di intervento, di partecipazione. La presidenza dell'assemblea congressuale, nell'assenza di organismi ulteriori, è prevista che sia assunta dal capogruppo al comune. La presidenza stessa, l'assemblea proporrà il numero dei componenti del circolo, ci sarà la presentazione, naturalmente stabilito dall'inizio dei lavori congressuali, della possibilità di candidarsi al segretario del circolo con una lista che crea l'alternanza di uomo donna componente direttivo. Il numero dei componenti sarà deciso dall'assemblea congressuale stessa, su proposta del presidente medesimo, sarà una proposta dell'assemblea a decidere come dirigere, quindi si svolge il ragionamento.
dopodiché a ciascuno sarà data la possibilità di esprimere la propria emozione e si voterà sempre con serenità, proporzionalmente, componenti la direzione in base al numero di voti che ogni proposta la scriveria avrà. E più o meno le informazioni di questo rete si svolgono quando si elegge il segretario di ciclo, con la massima trasparenza, senza nessuna prevalenza, senza nessuna OPA sul circolo di cera, cui sia fatto, si sia prodotto, quindi si sforzi, lo sforzo, per essere d'accordo, per... tutto non sempre si riesce ad essere così d'accordo. Tra l'altro celebriamo un congresso nazionale in cui l'armonia non mi sembra affatto il leitmotiv e nessuno se ne scandalizza. Il tema vero è che alla fine dell'esito questa sia l'occasione giusta di conquistarsi definitivamente una sua autonomia anche rispetto alle dinamiche provinciali. Autonomia, un'autorevolezza che forse, molto spesso, per responsabilità di un segretario della federazione di questo partito per alcuni anni, mi cointesto. Sicuramente ho sbagliato anch'io di investire su appunti nel non comprendere certi passaggi, fa parte poi diciamo, del percorso politico di ognuno, ma io questa occasione non la vedrei affatto come un'ulteriore circostanza e mi augurerei che il congresso, la discussione che si ha circa due settimane, non sia come una volta, e lì sarebbe l'errore mortale, ma non per me, ma non per me, di stare a rimestare su quello che è stato, su chi è la colpa, su chi è cosa fanno i giovani, di come la federazione ci deve riflettere, di come la regione. Proviamo a darci un organismo, proviamo a darci un gruppo dirigente. Io mi auguro che abbia uno slancio, un'autonomia di giudizio, una freschezza anche al passo dei tempi, e proviamo a stare, e il tempo c'è, c'è più di un mese, c'è la dinamica del congresso nazionale con un'autonomia di giudizio, con la discussione che faremo comunque, poi ci sarà il tempo per approcciarsi e anche un nuovo tesseramento, e anche un nuovo tesseramento per contribuire al congresso provinciale, essere per il caso anche una nuova assise cittadina, che io scongiuro per il visto che la facciamo adesso. Per quanto mi riguarda, a prescindere dall'esito, ma come è stato sempre in passato, si può come dire domenico, ognuno le sue affinità elettive, mi sento vicino a questa realtà per ragioni molteplici, per il ruolo istituzionale che mantengo, uscite dal ruolo e mi smetto, non mancherò, sono disposto a entrare in tutti i territori, c'era il fatto del lavoro da oggi, la mia presenza, il mio contributo, se sarà richiesto, mi auguro veramente che questa circostanza si possa aggiungere alla definizione. La vicenda fosse stata troppo lunga, fosse stata troppo lunga anche per colpa nostra, ma non era semplice da gestire, da riparare, e spero col concorso e col contributo di tutti possa portarci finalmente, come tutti avete chiesto a più riprese, ecco, quando c'era il gruppo dirigente maturo, sapete, autonomo, in grado di assumersi la responsabilità della propria politica, sia in grado di collocarsi anche rispetto ai futuri appuntamenti congressuali, siano essi nazionali o provinciali, senza numi e tutori, perché credo che quella sia poi la cosa che mi strangola, e io ho l'intenzione di tutti.
tutelare alcuno, come credo di non aver fatto in questa discussione pre-congressuale, ma spero che vi sia possibilità che il segretario del gruppo dirigente possa occuparsi a pieno titolo quotidiano di una realtà che ha bisogno di comunicare di un Partito Democratico vivo, autonomo, e che mi auguro a partire dalla stagione professionale possa così sempre di più socialmente dei giovani che purtroppo inclinano, chiamiamola così, all'antipolitica, forse anche per esempio non edificanti che spesso non riusciamo a dare, e che qualcuno ha cominciato a dare una certa età, sembra una sfida nei confronti della natura. Grazie. È il 19, perché insomma manca pochissimo. Le candidature verranno presentate all'inizio dei lavori, per cui quindi non si hanno assolutamente non ci hanno informati, proposte formali non c'è. Però al vostro interno ci sarà stato un confronto, tanti confronti abbiamo avuto in questi ultimi su possibili scelte, ma nomi non ne sono stati fatti, per cui siamo in attesa nella fase pre-congressuale che si concluderà all'inizio dei lavori. Che volete fare il congresso? No. Stiamo chiedendo chi sarà il segretario. Non ci sono candidature, quindi aspettiamo l'inizio dei lavori per vedere quale sarà la proposta. Anche mi interessa poi non solo il candidato segretario, ma la proposta politica che il partito si deve, attraverso il segretario, si deve portare avanti. Poi siamo anche convinti che ci possa essere anche più di una proposta, e quindi è giusto che poi vada avanti la proposta. E poi se intendete arrivare, cioè auspicate, diciamo, a un approdo unitario, eventualmente con un listone unico, che forse sarebbe la scelta migliore. Lo sforzo che ci siamo sempre dati sin dall'ultima convenzione cittadina, che è quella di unire un partito, anche se con diverse anime, ma soprattutto in fase congressuale cercare così un discorso unitario. Però diceva bene Paolo, cioè a livello nazionale stiamo vivendo dei momenti decisivi, quindi ritengo anche legittimo poter pensare ad un discorso che non sia però Lucera sarebbe un bel segnale. Sarebbe un bel segnale, certamente. Abbiamo lavorato, stiamo lavorando, sperando che gli individualismi, i personalismi non possano prevaricare. Giusto, aspetti tecnici, 421 sono i tesserati. Sì. Quante proposte possono venire? C'è una soglia? 40 persone possono presentare. Quante? 40 iscritti, 42. Quindi ogni candidato dovrà avere l'appoggio di 40 sottoscrittori. 10. Io volevo fare un'altra. C'è chi non ha rinnovato, non ha fatto la tessera. Parliamo del caso di Roberto Paolucci, perché se non sbaglio lui ritiene ancora che rispetti quella del 2015. Che cosa succederà? Cioè, lo terrete a margine come caso questo, o sperate, o avete magari creato un contatto di recupero rispetto a questa situazione un po' imbarazzante, insomma. Cioè, ritenete che forse sia un caso troppo personalizzato da parte sua? Noi ce lo siamo posti, e il nostro commissario aveva fatto un proposto deliberato invitando i tesserati del 2015 ad avere un ventaglio di possibilità: il rinnovo, quello che è stato effettuato dal quasi 90% delle 421 tessere, e la possibilità di un rimborso, la richiesta di rimborso,
o eventualmente il congelamento di queste tessere così bloccate in attesa sempre di un ricorso che è ancora in piedi. È chiaro che il nostro sforzo sarà quello, con la prossima diligenza, di risolvere questa faccenda, perché non possiamo tenere appesi altri 400 che sono arrivati di Roberto Paolucci, ma non ci dobbiamo preoccupare delle altre 400 persone che costituivano il totale di tessera di 2015. Quindi ci sforzeremo a capire se questo nucleo così consistente di persone che non hanno rinnovato la tessera decidano che cosa fare. Noi cercheremo di recuperare tutti, però non potremo assolutamente condizionarli nelle loro scelte. Sì.